Rivedere loro dopo un sacco di tempo mi ha subito riacceso un sacco di emozioni. Poi vi ringrazio anche per la bellissima scenografia che ci fa tornare nella Riviera Maya. Sono stati 2 mesi che porterò nel cuore con veramente con grande intensità. La proposta di questo lavoro che è abbastanza distante da quello che sono abituata a fare, è arrivata da Romina sostanzialmente, perché sono stata contattata insomma dagli autori, da coloro che hanno immaginato e poi creato questo progetto. Ho detto sì subito a questa proposta, nonostante fosse un po' strana rispetto a quello che faccio di solito. Quello che mi ha colpito, innanzitutto, è stata la grande sensibilità delle persone con cui ho parlato, non solo Romina, anche gli altri autori e poi chiaramente anche coloro che hanno prodotto il reality, perché loro avevano già in qualche modo, soprattutto Romina, avevano già capito un po' come ero fatta. Questo mi ha stupito perché Romina in realtà non mi conosceva. Però aveva avuto un'intuizione sul fatto che il ruolo che avrei avuto in questo reality potesse essere adatto a me. Effettivamente arrivo da una famiglia numerosa dove ho un fratello maggiore e poi 2 fratelli più piccoli che hanno l'età più o meno dei concorrenti. In generale sono stata tanto con i ragazzi più giovani. Ed è vero che spesso ho il ruolo da sorellona maggiore, un po' da guida, un po' da ascoltatrice. Non so come abbia fatto Romina a coglierlo senza conoscermi, sta di fatto che quando ci siamo parlate è nata subito una grande empatia e anche da parte mia un apprezzamento per il progetto, per il significato, per lo spirito che c'è dietro questo reality. E quindi mi sono tuffata subito di testa senza pensarci troppo. Chiaramente, essendo una persona molto curiosa, mi piaceva anche l'idea di uscire dalla mia zona di comfort e da quello che ormai faccio da 10 anni, che non è rutinario perché fare l'attrice non lo è affatto, interpreto ogni volta ruoli diversi, ogni set è un lavoro a parte, però può essere comunque dopo un po' una routine, no? Arriva il copione, lo leggi, interpreti un personaggio, sono delle dinamiche che si ripetono. Guidare dei ragazzi in un programma, perché non mi viene da dire presentarlo, perché di fatto non l'ho proprio presentato, cioè questo è un programma bellissimo perché i ragazzi si presentano un po' da soli, cioè il mio ruolo è importante, ma il programma lo fanno loro, io li accompagno con un ruolo quasi maieutico a volte. Quello che è stato bello è stato confrontarsi con tempistiche e dinamiche completamente diverse da quello di un set cinematografico televisivo, cioè la diretta innanzitutto, perché noi abbiamo registrato tempo fa, ma in realtà abbiamo fatto tutto in diretta e per me è una cosa nuova, io sono abituata che se la sbaglio la rifaccio, no? Questa cosa non si può fare durante un reality. Quindi mi sono dovuta confrontare con delle cose che non sapevo fare. Sono stata supportata tantissimo. Tra l'altro saluto anche Giovanni, che insomma, è un altro autore che mi ha seguito durante questa esperienza. È stato bello perché anche memorizzare le cose, però poi dover improvvisare, ho trovato tutto estremamente stimolante. E poi è stato bello seguire ragazzi al di là del mio ruolo che avevo nel lavoro, proprio essere lì e seguirli durante questo percorso di crescita è stato molto emozionante. A me piace stare con i ragazzi, mi piace seguirli, sono molto incuriosita dalle generazioni più giovani della mia e quindi io mi sono portata a casa, oltre che la riuscita di un lavoro che non avevo mai fatto, non lo dico da sola, però secondo me ci siamo riusciti insomma a perlomeno non fare un disastro, perché poteva anche essere un disastro la mia inesperienza. Sommato, ecco, l'abbiamo fatto e poi un'esperienza mia personale bellissima di andare così tanto lontano da casa, perché l'occasione bella è stata anche quella di trovarmi nella Riviera Maya e andare a lavorare lontano da casa, perché non è stata una vacanza, cioè è stato un lavoro per tutti e lavorare lontano da casa è davvero molto stimolante, molto bello e è un'esperienza che io sarei pronta a rifare, per me è stata buona la prima, lo rifarei subito. E perché no? Io penso che un'attrice, se ha voglia di fare anche un reality, lo possa fare serenamente.